Vivo o morto, tu verrai con me. L'inquietante minaccia, o forse sarebbe meglio dire promessa, di Robocop è senza dubbio una delle battute più iconiche del cinema degli anni Ottanta. E ora i videogiocatori di tutto il mondo potranno finalmente sentirla pronunciare di nuovo in Robocop Rogue City, FPS di stampo classico atteso per settembre 2023 su PC e console di ultima generazione che noi abbiamo provato durante la Gamescom 2023. Seguiteci per scoprire com'è andata. Il titolo sviluppato da Tion è uno shooter in prima persona dichiaratamente indirizzato all'ormai ristretta cerchia di fan di un brand storico che però non è mai stato prodigo di apparizioni sullo schermo. Fatto salvo per il pur intrigante reboot cinematografico del 2014, è infatti da un po' che il leggendario poliziotto corazzato della grigia Detroit del futuro non si concede ai suoi fan. Il misto di scetticismo e curiosità che avvolge questa produzione è quindi ampiamente comprensibile. Un mix di pessime sensazioni e contenuta esaltazione che non può che essere giustificato, specie dopo la recente debacle del marchio che pubblicherà il gioco, ovvero quell'anacon responsabile di quel flop che risponde al nome di The Lord of the Rings Gollum. Siamo di fronte a un FPS vecchia scuola caratterizzato da un ritmo sicuramente spiazzante e che senza dubbio non incontrerà i gusti di tutti. Dal test che abbiamo affrontato appare infatti subito evidente come la nuova avventura di Robocop sia un titolo rivolto a una ristretta nicchia, più desiderosa di vestire i panni metallici del poliziotto di Detroit che di assistere all'evoluzione del genere attraverso un gioco ambizioso, originale e qualitativamente ineccepibile. E sono stati gli stessi sviluppatori a confermarcelo. Il focus principale è infatti il pieno rispetto dei canoni del brand, anche a discapito di un'esperienza che avrebbe potuto rivolgersi a un pubblico più ampio qualora fosse stata realizzata utilizzando altri cardini ludici. Il protagonista infatti si muove con lentezza, scandendo ogni singolo passo, e pad alla mano sembra quasi di percepire l'attivazione di ogni meccanismo interno e tutta l'imponenza che gli consente di affrontare a viso aperto le nutrite schiere di criminali che incontra sul suo cammino. La prima sparatoria risveglia sensazioni andate ormai perdute nel tempo. Non ci sono vere e proprie coperture, la salute non si rigenera automaticamente e riflessi pronti e buona mira sono i principali ingredienti che garantiscono la sopravvivenza. Insomma, quello di Tion è uno shooter vecchio stampo in tutto e per tutto, quasi volesse riportarci a cavallo tra gli anni 80 e 90 anche con il suo gameplay. Colonne e muri costituiscono ripari di fortuna, certo, ma il gameplay preciso e reattivo quanto basta presuppone un approccio sfrontato, diretto e poco incline alle strategie. La beretta pesantemente modificata e potenziata di cui è dotato il nostro eroe spara che è una bellezza. Il feedback dei colpi si sente tutto e si prova anche un certo piacere nel vedere andare in mille pezzi di pari parti dello scenario, crani e arti di chi è stato tanto folle da sfidare la legge. Sia chiaro, però, la distruttibilità dell'ambientazione è limitata, i modelli poligonali dei nemici subiscono mutilazioni e smembramenti raffazzonati e scriptati, eppure è quasi impossibile non farsi coinvolgere dalla frenesia degli scontri. In combattimento la mira semi-assistita che controbilancia la schiacciante inferiorità numerica patita nel corso della demo prevede anche i colpi di rimbalzo. La mente cibernetica di Robocop infatti può evidenziare le pareti verso cui aprire il fuoco per eliminare i nemici nascosti dietro le coperture e inoltre non mancano neppure abilità speciali che conferiscono agli scontri a fuoco un minimo di dinamismo. Robocop può infatti eseguire uno scatto, afferrare avversari o altri elementi dello scenario per poi scagliarli ovunque voglia, mentre il bullet time rende particolarmente spettacolari alcune fasi della battaglia. Insomma, pur con la relativa staticità dovuta alla contenuta velocità di spostamento di Robocop, pur con un level design che non inventa nulla di innovativo e pur con un gameplay non così raffinato e preciso, affrontare orde di cattivi a cui far saltare la testa con spietato cinismo riesce comunque a calare il giocatore nelle atmosfere dei film, regalandogli anche qualche sorriso soddisfatto. Certo, molto dipenderà dalla varietà dei nemici e dalle situazioni che il team di sviluppo saprà costruire e proporre nel corso della campagna, che a quanto pare prometterà almeno una quindicina di ore di intrattenimento. Tuttavia, pur con tutti i compromessi del caso, è innegabile che l'anima shooter di Robocop Rogue City sembri funzionare. Voi cosa ne pensate? Avreste preferito un prodotto più al passo coi tempi per il ritorno di Robocop o un personaggio del genere merita di rimanere ancorato alla tradizione? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!